Un giorno un uomo arrivò disperato da Padre Pio perché seppe che ormai la sua vita era destinata a, tra virgolette, finire. Gli era stato detto che la sua vita la doveva trascorrere su una sedia a rotelle. Immaginate la disperazione di questo uomo che arriva qui da Padre Pio per chiedergli di intercedere presso Dio. Eppure, appena incrocia lo sguardo di Padre Pio, ci ricorda Padre Guglielmo Alemonti, dimenticò quello che gli voleva chiedere. E questo stesso uomo, ricordando questo incontro di Padre Pio, e con Padre Pio, scrive queste parole. Vedere Padre Pio e dimenticare la ragione del mio viaggio fu un tutt'uno. Padre Pio mi fece una operazione chirurgica, mi levò una testa e me ne mise un'altra, la sua. Chi scrive queste parole oggi è il servo di Dio Giacomo Gaglione, che ha fondato l'Associazione Apostolato della Sofferenza, cioè ha fondato un'associazione in cui tutte le persone sofferenti come lui formano una catena di amore, di preghiera e di unione con il sacrificio di Cristo. Lui, che aveva terrore della sofferenza, divenne poi non solo testimone di sofferenza offerta e donata a Cristo, ma anche apostolo di questa sofferenza, aiutando altre persone. Padre Pio viveva ogni giorno questa sua oblazione, questa sua donazione, e educava i suoi figli spirituali, i suoi devoti, ad offrire la malattia, la sofferenza, l'incomprensione, le difficoltà della vita, a fare la volontà di Dio nella storia e nella quotidianità della mia vita. Un altro suo discepolo, il servo di Dio Fra Daniele Natale, ci ricorda un'altra grande realtà, che non è importante soltanto soffrire nella vita, ma ciò che è ciò che ci dà lo scatto in più, sapete qual è? È saper offrire quella sofferenza. Soffrire e offrire, questo è il binomio che Padre Pio ci insegna, questo è il binomio che Padre Pio ci ricorda, e lo ricorda soprattutto a quelli che oggi sono sulla croce, sono i crocifissi della nostra storia, troppo spesso abbandonati e isolati a se stessi. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!